Che fighi, dicevano antichi. Ah, ragazzi, da domani siamo tutti in zona gialla, eh? Come se sto periodo di zona arancione alla gente fosse interessato chissà che. Hanno fatto la vita di sempre. Facevano finta che erano in semi-lockdown, ma in realtà, ma di che? Comunque, siamo tutti in zona gialla, fortunatamente, quasi tutti. Ci stanno 5 regioni un pochettino più a rischio, però ci siamo, dai, su per giù ci siamo. Allora, guardate dietro a me. I sedili sono abbassati. Perché? Domani ci sarà un altro video. Vedrò un nostro amico in comune e non vi dico nient'altro. Vi dico solo che, vabbè, avete visto, l'avevo abbassato i sedili perché lui mi ha regalato un qualcosa di molto utile, di molto bello, di molto interessante. E intanto ci godiamo questa zona gialla. Però non è come la zona gialla della volta passata, vi ricordate? Prima la gialla si apriva tutto, nessun problema, entravi al bar, i tavolini, quello e quell'altro. Ma la gialla non è come prima. E quindi è ancora praticamente tutto chiuso, si può dire. Tranne la ristorazione fino alle 18 e l'asporto, ma vabbè. Comunque, siamo in attesa della zona bianca, perché mo tocca aspettare la bianca, la gialla non serve più. Tocca aspettare la bianca, che non ce l'ha nessuno, strano. Non ce l'ha nemmeno il Veneto, che c'ha un RT della metà del nostro. La bianca non esisterà mai. Io sono del parere che se non passa Pasqua non aprono nulla, perché stanno aspettando l'ultimo baluardo degli assembramenti. Quindi qual è l'occasione migliore per l'assembramento se non Pasqua e Pasquette, che si mettono tutti insieme, 20-30 ragazzi, vanno a mangiare, picnic, tavernette, campagna, montagna, mare. Allora loro prima aspettano che passa Pasqua e Pasquette e la fanno passare in sordina come Natale, e poi eventualmente se ne parla di aprire, eventualmente, o addirittura aspetteranno il primo maggio pure, perché un'altra ultima festa è il primo maggio. Questo è il mio sentore, se ho capito bene le dinamiche loro, dinamiche che ultimamente stanno a fare un po' di casino. Ma vi pareva il caso mo danno a fare questa crisi del governo? Ma io non sono un sostenitore dei 5 Stelle, non sono un sostenitore loro, però Peppino Conte doveva rimanere là. Avrebbe dovuto allentare i DPCM per poter far respirare l'economia, il commercio italiano, che veramente sta andando a rotoli, perché comunque la gente non è che l'hai bloccata, Peppi, i ragazzi si incontravano, i grandi si incontravano, i fidanzati si incontravano, andavano e facevano le funzioni di coppia, quindi quando si bacia un ragazzo e una ragazza si scambiano la saliva e poi tornano a casa loro, quindi se c'è un contagio poi comunque lo fai. Non l'hai bloccati, lo stesso vale per gli adulti, con gli amanti, quello che sia, eh? Non l'hai bloccati. Solo sulla carta, ma in realtà non l'hai bloccati. E l'unica cosa che avevi bloccato, caro Peppino, era l'economia. Quella è stata una grossa pecca del tuo governo. Però, tolto questo, per me dovevi rimanere là. Non era il momento, non era il caso di aprire questa crisi di governo. E non ne vedo l'utilità. Il lavoro non l'ha svolto male, parliamoci chiaro, ma chi era abituato, ma chi è in grado di gestire una pandemia? Cioè non è una cosa che è successa prima, che uno dice vabbè, ma tu sei esperto, c'hai esperienza in merito, ma chi è esperto? Tutti i medici l'hanno conosciuto mosto Covid, quindi non esiste un vero esperto. So, tutti neo esperti stanno diventando esperti mo, piano piano. Poi purtroppo un'altra pecca che ha avuto lui è che si è affacciato troppo verso la comunità scientifica, ascoltando quello che dicevano loro. Cioè, mettiamo 10 persone in una stanza, 10 medici, 10 luminari della scienza, 5 la pensano in un modo e 5 la pensano in un altro. Se noi ci mettiamo a parlare di alimentazione, 5 ci hanno un'idea e 5 ce n'hanno un'altra, si ammazzano tra di loro. Quindi chi c'ha ragione? Si 5 o si altri 5? Boh! E tu Peppi, a chi ha dato ragione? A questi o a questi? E questi ce l'hanno veramente a ragione o ce l'hanno veramente, insomma, non si sa.
Io avrei allentato un pochettino di più la presa sull'economia, perché francamente mettere in ginocchio l'economia nazionale non l'ho vista una cosa buona, e nemmeno mettere tutti nel carderone, perché io avrei tolto gli asintomatici dal conteggio totale del Covid, avrei calcolato solamente ricoverati, intubati e defunti, perché se no con quei numeri andate al manicomio, andate proprio al manicomio. Ogni positivo sul tampone lo mettete nel conteggio del carderone, non si può, è come dire che io più una storta alla caviglia e mi metti nel carderone di quelli che si sono rotti una gamba, ma non si può. Però, tolto questo, sono sempre del parere che doveva rimanere tutto come stava. Vabbè, bando alle ciance, siamo arrivati quasi a 10 minuti, siamo stati insieme questi 10 minuti, mi raccomando, non vi perdete il prossimo video, che sta amico in comune, poi domani se vediamo, andiamo a fare colazione insieme, con la moglie, lui, io, mia moglie, Non vi dico nient'altro, non vi anticipo niente, non vi perdete il video. Mi raccomando, dici, ma come lasciamo perdere il video? Come fai? Ti iscrivi al canale, vai a cliccare sulla campanellina, così appena esce il prossimo video a te ti arriva la notifica. Daniele Ressorini ha condiviso un nuovo video, corri a vederlo e tu vai a vedere e ne perdi manco uno, capito? E appena arriva il video che fai? Due semplici mosse, o un commento, così possiamo interagire, e un bel like, che fa sempre comodo, perché a me mi dai una bella mano, e te costa niente, ci metti 5 secondi e fa tutto, però quei 5 secondi a me mi aiutano alla grande. Vabbè, peccato che non vi state a vedere sto bel panorama, che sto a viaggiare nelle campagne calabresi qua, tutta campagna, bello, si può vedere un pochettino dai specchietti, ma non va, faccio vedere, va, faccio vedere? Va bene, un pezzettino di strada, ma faccio vedere, va? E dopo che vi ho fatto vedere sta campagnetta bella, rilassante, con sto rettifilo lungo, non c'è nessuno, sto da solo, in pace all'anima di Dio, ma sto a godere, sto andando a una velocità supersonica, sto addirittura a 60 km orari, quasi mi si smolecolano le guance per la velocità. A me non mi piace correre, raga. Io per lavoro sto sempre sulle macchine, a me la macchina fa 20 al litro e non corro. Pure se c'ho la strada libera, proprio il piede ormai è tarato. Quando arriva al massimo a 90 è tarato. Mi piace così, a me piace rilassarmi, io guido per rilassarmi, non guido per stressarmi. Correre è stressante. E corro. Ma quando vai? Ma dove vieni? Ma va piano. Vai piano! E mi raccomando, prima di andare piano, iscrivetevi al canale. Ciao!